Ah, ragazzi, allora abbiamo ucciso quel ragazzino, purtroppo ci sono rimasto un po' malino. Sì, perché non me l'aspettavo, però è Kratos, teoricamente te lo dovevi aspettare. C'è da dire che è durato un po' meno il video precedente, vabbè, ma va bene così, eh. Troppe molte emozioni, molte scene, molte cose belle, quindi va bene così. Andiamo avanti. Madonna, è tutto incendiato, che succede? Che succede? Che cacchio fa questo coso impressionante? Invece te che cosa mi fai? Vabbè. Eh beh, ora sì che diventa più bello. Invece come mappa? Ehi, un aiutino? Almeno il soccorso procede bene. Bravo! Oh, però, state calmi, però. Madonna, che cattiveria. Ma posso per favore prendere quello che mi serve? Vabbè. Usa il colpo di scudo!
Ma dai, che cacchio l'avrebbe immaginato che faccia? No! No, 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 e che palle! Ma che palle veramente! Ma che palle veramente! No, questa no, però, dai, sta andando così perfetto! No, questa no! Oh, vieni qua, imbecille! Vabbè, dai, ho sprecato un attacco! Guardalo, questo attacco non me l'aspettavo! Dai, va. Sì, vaffanculo. Commete. Resta qui, ci metteremo in gioco. Bella, andiamo. No, ma dai, posso prenderlo per favore o devo incazzarmi? Lo porto io. Tu che? Ce la faccio. Dobbiamo andare. Sì, un attimo, io vedo se c'è qualcos'altro qui, appunto. Le cure del cavolo che io non avevo. E per favore, vieni tu. Invece no. Dai, ai, ai, piano. Qui, seguitemi. Qui abbiamo... abbiamo compagnia. Oh, no. Ok, ok. Ci siamo quasi, vero? Arcieri! No, veramente? No! Ok. LOL. Comunque, bel lavoro. Ehi, sono Atreus. Stai bene? Salve. No. Tieni duro. Un attimo, Nerina. Non è il momento. Va bene. Siamo vicini, vero? A destra! Bello! Proseguiamo, siamo quasi al fiume! Oh, meno male. Mi viene da vomitare. Dov'è la barca? Gettala nel fiume. No, non ci credo. Chi è? Un secondo, ragazzi. Scusate, in prenotazione è stata. Infatti da Firenze mi è sorpreso un attimo che è posto. Non può trattenerli a lungo. Wow! Ma certo, è Skitblot Nir, la barca di Freyr. Si raduneranno, andiamo. Perché questa qui la vedo male, la nera? Ok. Ok. Ci voleva qualcosa di bello fresco. Ok. Si mette non, male. Non mi piace. Tenetevi forte! Rapide. Sentivo che tremava. Dovevate vedere le vostre facce. Rilassatevi. Vola.
È una navicella, è una nave volante! Stiamo volando! Io sapevo che l'avrebbe fatto. Non è vero mai. Fifone. Ok. Abbiamo degli ospiti! Chi è? Una viverna? Non è una viverna. Ce n'è un'altra! Filava tutto troppo liscio. Aiutatemi! Sono troppo veloci! Viverna! Attenzione! Non riesco a mirare bene! Dietro di te! Friender. Sta arrivando per un altro. Do Friender. Do Yersi Alpha It's Summer. Ek vetei Nadal Dridoyer. Dom Undaudenwe. Birger, no! Per Vanheim! Rajgard, per più o meno, siamo là. Esagerate. Vabbè. Che c'è? Sei tuffata, che vuoi? 10 punti a Grifondoro. Ah, posso spostare le gambe, non lo sapevo. Diamine, Birger. Avanti. Credi davvero che sia la fine di Birger? Credi sia sopravvissuto? Si starà togliendo il fango dalle unghie con le piume della bestia. Sicuro. È per forza così. Ci siamo quasi, Yngvi. Tieni duro un altro po'. Non credo di avere molta scelta al momento. Ok. Ma tu non sei un dio, cioè non capisco. Sei il suo fratello. L'onda. L'onda, ci servono bende e acqua bollente, poi radice rossa. E Cressone, sì, lo so, credi che non abbia mai fermato un'emorragia? E non stare a preoccuparti, capo. Non ho rovistato tra la tua roba mentre eri fuori a farti torturare. Oh, diamine, l'onda. Fa piano. E perché te la prendi con me? Non sono stata io a infilzarti come un maiale. Senza offesa. Freya, ti spiace darle una mano? O magari potresti continuare al posto suo? Shh, sta fermo. Ti sta medicando, così posso portarti a casa di Sindri. Il resto delle mie erbe là. Noi proteggeremo il regno in tua assenza. Noi quattro. Vanheim in buone mani. Sta a casa di Sindri, allora. Ovunque essa si trovi. La tua barca. No, è la tua barca. Avanti, prendila. Solo perché così? E distenditi al sole a prua. Ne hai proprio bisogno. Prendi orgoglioso un dio Vanir. Ti ha regalato la barca. Gentile. Non mi ha lasciato altra scelta. Perché era necessario, non perché era scritto. Mm.
La profezia dice che il Gjallarhorn è l'araldo del Ragnarok, qualunque cosa sia. Ho letto qualcosa nella biblioteca di Odino. Pare che... No, Atreus, ne parleremo in privato. Però parlate però in privato, eh. Mi dispiace, tesoro. È stato Birgir a trovarmi ferito nella giungla mentre cercavo la strada di ritorno. Mi ha sorvegliato mentre dormivo. Non l'ho mai ringraziato. Se vuoi ringraziarlo, non farti ricatturare. Promesso. Promesso, amore. Heimdall è morto. Bene. Ah, sì? Senti, non so nulla di destino, ma so che Heimdall era come una macchia resistente e che puzzava pure. Se voleva far male al ragazzo, mi sta bene che non sia più vivo. Le norne non la vedevano proprio così. L'opinione di quelle tre zitelle non vale una scoreggia di capra in un uragano. Avete fatto ciò che dovevate. Non dovete scusarvi. Spero che tu e il mini tu non abbiate buchi dove non vi servono. Noi stiamo bene. Oh, tesoro, non preoccuparti per lui. Gli ho dato una ripassata subito dopo aver rattoppato e rimesso in piedi Freyr. Ma davvero? Mi è piaciuta. Per forza, ragazzi, oh. Vabbè, niente, ok, a posto. Qual cosa c'è qui? Che cosa significa? Elka sente qualcosa. Forse è importante. Proviamo a seguirla. Poi l'abbiamo trovata. Di Elka. Dove ci porti, Bella? Quindi... ora che vuoi fare? Non dobbiamo andare dritti a casa, vero? Guarda, tracce del mastino con il fiuto sopraffino. Siamo sulla strada giusta. Ehi, Bella, siamo qui. L'ho visto. Sarà meglio seguirla. Forse perché l'ha trovato lui vivo. Dai, dimmi di sì, dimmi di sì. Per Valla, quell'altro si è tuffato. Altre impronte. Quella palla di pelo è un vero segugio. Andiamo. O magari ci trovo. Forse magari troviamo qua. Ok, andiamo. Altre tracce di Elka. Direi che ha un vero fiuto per la caccia come te, fratello. Il suo è migliore. Gli occhi mentono, il naso mai. Non ti fa venire voglia di trasformarti in un animale di tanto in tanto? No. E eccola che parte.
Spero che si rifaccia tutto con Atreus, lo stesso percorso che abbiamo fatto con Freya. Siamo sulle tracce di Elka. È andata lassù, ma non possiamo seguirla a quest'ora di notte. A quest'ora? E con ciò? Chi ha detto che dobbiamo seguirla di notte, fratello? Oddio, che cos'è stato? Un glitch. Quel bagliore deve essere Birgir. Vuole che lo salviamo. Che culo. Facciamoci questa bella missione secondaria. Se è ancora vivo lo possiamo salvare, dai. Quindi le viverne sono ancora vive. Come è sopravvissuto Birgir a quella caduta? Magia, forse. Chiediamoglielo dopo che lo avremo liberato da questo impiccio. Ti hai ragione. Piccola parentesi, però. Io non vorrei dire, però. Uno. No, però potenziano abbastanza. Ma se potenzia al massimo gli attacchi speciali, ragazzi, è che da boss, alla fine. Da qui dovrebbe essere facile trovare Birgir. Perché questo posto spaventa tutti? A proposito... Drago! Ah, la botta. Drago, vero? Atreus! Sto bene, tu? Dove stai? Ah, sei qui. Beh, sembrava furioso. Che cosa vorrà dire? Che la direzione è giusta. Comunque, dove siamo? Pare che qui ci fosse un fiorente insediamento Vanir. Che è successo? Non saprei dirlo. Motivo in più per andarcene. Non me lo fa vedere. Non è poi bello come cosa che non mi fa vedere dove siamo. Già, andiamo. Bellissimo, però se salviamo possiamo fare un cambio di trama, eh. Quella è una viverna. Il segnale. Birgir è vivo. Non per molto se quel drago lo attacca. Non lo farà. Lo vedete anche voi? Un fulmine. Ma è congelato. Come quello della mia lotta con Thor. Ma perché ce n'è uno uguale proprio qui a Vanheim? Mi sembra una bella paesaggio interessante. Andiamo in aprire questi. Fratelli, che ne dici di farvi menare un po'?
Bellissimo il branco di lupi contro. E vabbè, però se facciamo questo passo. Di nuovo il drago ed è arrabbiato. Oh, lusingato. Sta volando via. Colpisce e si ritira. Furbo. Non vuole che invadiamo il suo territorio. Ma posso vedere un attimo sta cacchia mappa? È particolare. Abbiamo. Quello che mi serviva. Non capisco. I Vanir vivevano qui. È solo un cratere. Quando ci vivevano non era un cratere, ragazzo. È successo qualcosa. Cioè? Tipo un'esplosione? Sarà stata enorme. Non ci piove. È proprio come il fulmine congelato a Midgard. Qui non ci sono mai stato. Strano. C'è qualcosa che non va con la carcassa. I draghi non lasciano questi segni. Quei segni li abbiamo già visti nelle miniere di Volunder. Ricordi? Qui intorno deve esserci un mangianime. Sento gli animali. Hanno paura. Già, cerchiamo altre carcasse. I mangianime si nascondono in piena vista. Cazzo, l'ho ammazzato con una cattiveria. Madonna, da quanto tempo un Draugr? Eccolo. Eccolo come, come ci raggiungo questo. Ok, ma io come raggiungo quello adesso? Come fosse che là si atterra, però non capisco come. No, non lo posso fare. Quindi deve essere di notte per sbloccare questi cosi. Finché il sole è alto, di qui non si passa, temo. Vero. Quindi quello è uno di quei cuccioli del cavolo. Quindi no, 1, 2, 3, gli altri 3 sono qui. Bellissimo, andiamo a menare. Lassù c'è un altare. Se lo raggiungiamo possiamo cambiare le ore del giorno. Radallo, mori. Finché il sole è alto, di qui non si passa. È
Ecco il drago! Però quella è una viverna, però. Non è Nudrag. Quella è una cacchia di viverna. Sei qui. Allora siamo sulla strada giusta. Ci stiamo avvicinando. Ricordo che l'ultima volta sembrava solo un mucchio di rocce. Solo un mucchio di ossa. Che voce molesta, ragazzi. Quella cosa ha un aspetto strano. Non gli faccio niente. Sembra curioso. Che cos'è? Non ne ho idea. Da qui la curiosità. A ogni modo, i cristalli sono preziosi. Magari ci tornerà utile. Ok, un'area molto interessante, ragazzi. Un'area molto interessante. Di solito quei punti deboli sono a gruppi di tre. Forse ce n'è un altro da qualche parte. Dall'altra parte, però. Cavolo, non lo vedo. Ah.
Di solito quei punti deboli sono a gruppi di tre. Forse ce n'è un altro da qualche parte. A quanto pare mi sfugge. Arriva il drago! Devi andarcene. State pronti. No, no, drago, drago, no, drago, drago, con tutto il tempo dovevi ora romper cazzo, eh. Dai, menalo, 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 menalo. Mamma mia, guarda, non lo sopporto che quel drago doveva in quel momento attaccare con mangianime oltretutto. Vabbè, sono scemo io. Sì, per ora mi sono incazzato. Vabbè, ci ho provato, però posso dire una cosa, il drago doveva attaccare proprio in quel momento che ho preso il mangianime, ho trovato. E che cazzo. No, veramente, ma è stato proprio una cazzimma in quel momento. State pronti. No, drago de merda! Arriva il drago! No, dai! E dalle, drago de merda! Oh, grazie! Una cosa hai fatto buona, picchiare a lui. Oh, il drago una cosa buona ha fatto, ha colpito quando a lui... È finita. Forse ora la vita prospererà di nuovo nella valle. Penso che Andvari sarebbe felice se ne uccidessimo ancora uno. Andvari? Il nano che ha messo l'anima in un anello. Esatto. Ha creato i mangianime. A proposito, che è successo a quel fastidioso rompipalle? L'ho prestato a Sindri, dice di averlo perso. Ah, perso. Un corvo al tappeto. Trentuno su 49. Aspetta. Allora, ricuriamoci. E andiamocene da qui. Ah, con attacco runica. Quello poi mi verrà in mente, mo vediamo di come risolvere. Siamo passati da una parte all'altra, ora andiamo dall'altra parte.
Apriti. No, è troppo pericoloso, non posso sconfiggerlo. Ci ho provato, ma è troppo forte. Troppo forte, no, ho cambiato idea. Volevo pensare, ci ho pensato, ma sono cretino io. Di cui sono pure stupido, perché sono andato in un punto dove appunto solo ora ci stavo a pensare, perché se vado a vedere la mappa... Minchia. Il drago! Minchia, che cazzo di mira! Grazie che te sei andato. Ah!
E fa morire ammazzato. Mamma mia. Non ce ne liberiamo mai. Ha visto giorni migliori. Ok. Andare a togliere. È una figata. Comunque è un posto. Che cavolo. No, quello devi morire. Quello devi morire, sennò qua sto cazzi. Tu devi morire proprio. Dove cacchio è quel piccoletto di merda che lo sta curando? Ah, ho capito. No, muoviti. Muoviti. Alcuni Vanir usarono la magia oscura per difendersi dagli Aesir. Ci furono conseguenze. Mamma mia, non era difficile, però mi ha fatto perdere tempo. Cosa dice, fratello? Guardate qua. L'hai preso! Mastro Kratos, che lavoro eccellente avete fatto! Non mi servono incoraggiamenti. Oh, oh no, ti ho offeso. Oh no! Hai ferito i suoi sentimenti. Ora siamo tranquillissimi perché adesso facciamo il coso notturno. Come li abbiamo messi così? Oh, un altro po'. Non mi ricordo l'ultimo video quanto è durato, vabbè.
Facciamo diventare notte, ragazzi. Adesso sarà divertente. Che è quel coso lì? Che gli sta facendo quella bestiolina? Il fuoco fatto si sta nutrendo dello stambecco. Fermiamolo. Drago! Vabbè, oh, ma che palle! Sorgente, sento qualcosa al suo interno. È arrabbiato e in trappola. Ok. Guardate. Una placca con delle rune luminose. Strana, vero? Ah, due sorgenti e due rune illuminate. Saranno collegate. Quanto cacchio di spettri ci sono? Cioè, non capisco, a parte che l'ambientazione è strafiga. Un altro fuoco fatuo. Sta mangiando lo gnu. Ho sprecato. C'è qualcosa che non quadra. Un altro fuoco fatuo affamato. Povero. L'hai spaventato. Sta tornando nella sua sorgente. Come dici? Prego. Che gentile. Diamo un'occhiata in giro per vedere se altri fuochi fatui sono fuggiti. Ah, ok, ora ho capito. Vabbè, non ha... ok, quindi... Ti servono delle cure? Ok, se ne sei sicuro. Quindi la placca tiene i fuochi fatui imprigionati nella sorgente. Beh, a parte quelli che sono fuggiti. No, era spaventato. Mi soffriva. Non più. Già, almeno ha avuto un istante di pace prima di morire. I fuochi fatui sono stati imprigionati. Ricontrolliamo quella strana placca. Bene. Le rune sono illuminate, i fuochi fatui sono nelle sorgenti e la placca non li farà uscire. Ce l'abbiamo fatta. Dicevi? Ci devono essere uniti! Dobbiamo abbatterlo, padre! Vorrei! Ah!
E ho capito, ma il problema è il drago. Guarda che questo è più pericoloso di quello che abbiamo affrontato. Infatti. Ma dai che ho una schivata cazzo. Cazzo, madonna, cosa ho rischiato? No, dai, ripigliate. Muori, guarda che cosa abbiamo fatto, guarda che battere te non è una passeggiata. Mamma mia ragazzi, cosa abbiamo fatto? No, drago no! Vaffanculo drago, posso dire il vaffanculo del drago?
Non ho neanche preso i materiali, porca miseria. Dai, ridai, vaffanculo, drago. Arriva il drago! Non me ne fotte proprio, me ne scappo proprio. Si ritira, vaffanculo. Va in tutte le direzioni dove vado io. Un altro di quei cristalli misteriosi. No, veramente, ragazzi, mi ha fatto incazzare. Con tutte le... Ho faticato per sconfiggere quell'essere. E arriva lui. Ti sputo un fuoco. Stai morendo tanto. Qual è il problema? Merda. Vabbè, raga. Che volevo dire? Niente. C'è un troll che vuole entrare là. Va bene, ragazzi, noi la stacchiamo qui, ok? Vediamo il da farsi. Qui dal 38 al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.